Siamo senza dubbio davanti all'estate più calda di sempre, ma probabilmente, come dicono gli attivisti che sono qua in questa sede così aulica della Regione Piemonte, siamo davanti all'estate più fresca dei prossimi anni. Sono mesi in cui vediamo una siccità sempre più pesante, lo zero termico è arrivato ai 4.800 metri e, come sapete, ormai si stanno triplicando gli incendi e lo scioglimento dei ghiacciai sta diventando davvero al punto limite, diciamo, di frattura. Ecco, credo che siamo davanti a un punto di svolta. C'è chi continua a parlare di un'eccezionalità e c'è chi, come pochissime istituzioni, ma soprattutto tutto il mondo scientifico, come tutta la comunità che in questi giorni starà a Torino per il Climate Social Camp, sta semplicemente urlando e chiedendo a tutti noi di capire che questa non c'è niente di straordinario, è la nuova normalità, perché i cambiamenti climatici picchiano fortissimo e rischiano di, in qualche modo, di cambiare non solo i nostri stili di vita ma anche la nostra esistenza. Io credo, come al sempre, che saranno i più deboli a pagare tutto questo, e mi fa un po' ridere che c'è chi si preoccupa, diciamo, dello stato dell'occupazione solo quando dobbiamo parlare di transizione ecologica. E quindi credo che questa protesta si unisca a tante altre. Qualche mese fa gli attivisti di Extinction Rebellion, proprio qui davanti, facevano uno sciopero della fame e Ruggero è dovuto stare qua più di una settimana per chiedere un consiglio aperto per il clima. Com'è finita? È finita molto male, con la negazione dei problemi, dicendo che spesso, diciamo, chi cambia questo clima, chi ha aumentato le emissioni sono sempre gli altri, no? La Cina, l'India, gli Stati Uniti. Sembra che non siamo mai responsabili di quello che sta avvenendo, e anche il Consiglio regionale è stato poco avveduto, addirittura ha finito con chiedendo più inceneritori, il ritorno al nucleare. Ecco, abbiamo spesso davanti dei negazionisti, spesso però possiamo dirci che abbiamo avanti una comunità ben più ampia di liberali, liberisti, ma in generale anche di tanti media mainstream che dicono spesso la stessa cosa, cioè come perpetuare questo modello un minuto in più. Ecco, siamo dentro uno scenario di guerra, in uno scenario in cui si mettono insieme alcune vecchie vicende, ma che sono sempre legate alla dipendenza dell'era fossile. Credo che gli attivisti oggi ci chiedano una cosa in più, cioè aprire gli occhi e capire che queste spirali sono legate alla stessa dipendenza e alla non volontà degli esseri umani di farsene carico.